29esima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di questa domenica ci pone dinanzi la visione che Dio ha della vera grandezza. Dice Gesù: il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. È la visione che Dio ha della vera grandezza, una visione opposta a quella degli uomini, opposta anche a quella che ne avevano i discepoli. Nella tradizione ebraica il messianismo era trionfalistico. Quello che si attendeva era una salvezza terrena e certamente una salvezza che nasceva dalla potenza del Messia, dalla vittoria sui suoi nemici e quindi chi era suo amico avrebbe condiviso gli onori, il prestigio, la vittoria. Ma era un punto di vista molto umano. Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, ambiscono ad occupare i posti più importanti a fianco al nuovo re, alla destra e alla sinistra. Nel linguaggio antico significava i primi posti accanto al sovrano. Non è il punto di vista di Dio. Chi vuole essere grande tra voi si faccia servo. Ecco, questo è il messaggio che la domenica di oggi ci offre, perché va controcorrente anche per noi. Dopo 2000 anni di Vangelo, forse non è stato per noi così scontato accogliere questo messaggio e capire che cosa vuol dire la grandezza nella fede e anche nella vita della società cristiana. Perché anche quella che un tempo era la Christianitas, la società cristiana, si è misurata sui parametri della grandezza umana. Forse ancora oggi il servire è inteso più come esercitare l'autorità che non esercitare l'autorità come servizio. Questo ci pone dinanzi ad una scelta fondamentale. Accettiamo di diventare grandi secondo il concetto di Dio? Rinunciamo a diventare grandi secondo il punto di vista umano? Essere grandi e servire vuol dire per Gesù dare la vita. Passare attraverso la prova suprema, che è l'esito culminante di un amore vissuto giorno per giorno, quello di cui anche ci parla il quarto carme del servo del profeta Isaia. Un testo biblico così utilizzato nei momenti liturgici della Passione, perché esprime in modo impressionante la somiglianza tra questo servo, tra questa visione del profeta e quello che sarà la missione di Cristo. Ed è anche la ragione per cui l'autore della lettera agli Ebrei dice che il Messia, il Cristo, è divenuto davvero il sommo e unico sacerdote, perché ha vissuto questa prova fino alla fine. Ha attraversato, diremmo, la terra, accettando il servizio fino all'estremo, e ha attraversato anche i cieli, dalla parte dell'uomo e dalla parte di Dio. Vero Dio e vero uomo. Per questo lui è mediatore tra Dio e gli uomini. Ma questa mediazione, che è frutto dell'estremo sacrificio, che è frutto della donazione totale, diventa una richiesta, un appello anche per noi. Seguirlo nella strada del servire significa seguirlo nella strada della prova, dell'accettazione della volontà di Dio, che non può essere mai facile, mai scontata, meno che meno un potere che diventa trionfalismo, arroganza, esclusione degli altri. I discepoli hanno dovuto impararlo perché anche per loro questa sorte è stata riservata. Gesù lo dice: potete bere voi il calice che io devo bere. Il calice, cioè la prova, il destino, la sorte. Ma anche se questa sorte la condivideranno, resta nel mistero di Dio la scelta dei primi posti. L'unico nostro obiettivo dovrebbe diventare quello di metterci nel servizio. È una misura nuova quella da prendere, della quale già Gesù ci ha parlato nelle domeniche precedenti, diventare come un bambino per entrare nel regno dei cieli, acquistare la misura secondo Dio, non secondo gli uomini. Forse scopriremo che nonostante le difficoltà e le sofferenze della prova, perché la prova è severa e i suoi momenti difficili, significa anche gioire di una particolare predilezione di Dio. Dio non fa mancare mai il suo sostegno nella prova. Se è vero, come dice
La scrittura che a Dio è piaciuto provarlo con dolori, si legge nel profeta Isaia. Noi sappiamo che a Dio non piace tanto che noi soffriamo, quanto Dio vede come inevitabile per noi la nostra crescita, la nostra maturazione nella sofferenza. E servire è soffrire, perché significa mettere se stessi dietro l'altro. Significa, come Gesù dice in altro passo, rinnegare se stessi e prendere la croce ogni giorno. Rischiano forse queste di diventare solo parole, ma se le misuriamo con la realtà odierna, ci accorgiamo che è un appello urgente, estremamente urgente. Il mondo della società civile, talvolta forse anche della Chiesa, guarda le cose in altro modo. Ed ecco allora da dove nascono le ingiustizie, da dove nasce la sofferenza, l'umiliazione dei deboli, da dove nasce anche lo sperpero del bene comune, le risorse. L'utilizzo ingiusto che mette a dura prova la pace, la serenità dei cuori. Ci accorgiamo cioè che lo spirito del servizio nella Chiesa e nel mondo è l'unica vera strada per assicurare la pace e la gioia a tutti.